Un cordiale saluto, siamo all'interno del Max Museo di Chiasso, nella mostra Treni tra arte grafica e design e con piacere vi enunciamo quella che sarà la prossima inaugurazione allo Spazio Officina, sabato 20 novembre alle ore 18. L'occasione è correlata a questa mostra, ma in un aspetto più futuribile, ossia all'interno di Spazio Officina. Sono esposti 51 progetti, compreso il progetto vincitore, del concorso del nuovo centro professionale tecnico del settore tessile a Chiasso. E questa mostra si chiama proprio per ricordare un aspetto di correlazione importante sui binari della moda. Alle ore 18 saranno presenti il Presidente del Consiglio di Stato, l'Onorevole Emanuele Bertoli, il Consigliere di Stato, Christian Vitta, quindi il Sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni, e per la parte che riguarda il concorso stesso, Sandra Giraudi, Presidente della Commissione, e per quanto riguarda la sezione della logistica, il suo direttore, l'ingegner Giovanni Realini. Sarà un momento piacevole di incontro, ma soprattutto la mostra rimarrà aperta con ingresso gratuito per 2 settimane, 15 giorni, fino al 5 di dicembre, nell'orario classico dello Spazio Officina, cioè tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Con la possibilità quindi di scoprire questi progetti verso il futuro e soprattutto l'idea anche piacevole di guardare maquette, rendering e visioni legate a uno spazio attualmente inutilizzato sui binari. Vi ricordiamo che domenica 21 novembre alle 14:30 all'interno di Castello Sforzesco di Milano, nella kermesse culturale Book City, è stato selezionato per la presentazione il catalogo della mostra. Quindi sarà un piacere incontrarvi, è obbligatoria l'iscrizione, ovviamente per norme Covid, e con l'associazione Amici del Max Museo abbiamo organizzato una particolare visita, scendendo con il pullman. Ritrovandoci sul piazzale del Palapense alla mattina alle 8:15 e poi vedendo i sotterranei del Castello Sforzesco nella mattinata. Un buon pranzo e quindi alle 14:30 la presentazione del volume. In questo splendido volume con un apparato iconografico a colori che riproduce tutte le tavole dei magnifici manifesti che sono in mostra, nonché gli oggetti di grafica e di design presenti, per l'occasione verranno a presentarlo i due co-curatori, quindi la sottoscritta e il direttore del Museo Nazionale Ferroviario di Napoli, ossia Oreste Orviti. Nonché per la parte dedicata ai futuristi dell'opera d'arte presenti all'interno della mostra, ci sarà Luigi Sansone, storico e critico d'arte contemporanea, nonché per la parte legata alla cinematografia e alla ferrovia, ci sarà Roberto Scanarotti. E quindi ancora con in modalità degli approfondimenti sarà un piacere incontrarvi e avere anche un'occasione di piacevole confronto su quelli che sono anche i contenuti del catalogo dedicato alla mostra.